Un'utilitaria in transito nella zona industriale di Sarego si è trasformata in pochi secondi in una torcia dopo un improvviso incendio scoppiato sotto il cofano nel vano motore. L'allarme, con un conseguente invio immediato di una squadra dei vigili del fuoco sul posto, è stato lanciato alle 15:30 di ieri dallo stesso conducente. Una scena notata da parecchi automobilisti in transito in pieno pomeriggio, alcuni dei quali hanno inviato nuove richieste di supporto ai mezzi d'emergenza del 115 giunti in via dell'Artigianato all'altezza di una concessionaria automobili. Dal distaccamento di Lonigo, i pompieri hanno raggiunto l'area in pochi minuti per poi procedere allo spegnimento delle fiamme che avevano attecchito nell'abitacolo, distruggendo anche i rivestimenti interni. L'auto era stata lasciata a bordo strada dall'uomo, uscito illeso dalla combustione interna che ha gravemente danneggiato l'auto. Probabile guasto di natura elettromeccanica avrebbe innescato un cortocircuito, secondo una prima indagine superficiale.